questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce più forte che c'è. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, renti voci un solo canto che nel tempo vibra e resterà. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme sfida il momento per dimostrare il valore in te. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, venti voci un solo canto adesso. Dreams, dreams, dreams. Buonasera amici di Rete 8, soprattutto fedelissimi di Dreams. Dopo queste feste pasquali torniamo a gran voce proprio qui sul canale di punta abruzzese Rete 8 per farvi divertire e passare due ore in nostra compagnia. Grazie soprattutto per sostenerci in questo lungo percorso, ma soprattutto far sentire il vostro calore a tutti loro che vi ringraziano. Iniziamo la puntata col presentare lui, il direttore artistico Piero Mazzocchetti. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Peluffo. Buonasera. Buonasera Peluffo nell'alto dei cieli. Vogliamo dire quelle, i gestacci che mi fai dietro le telecamere? No, tanto no, per farli partecipare, insomma. Però vedo che sono abbondantemente contraccambiati, esatto, esatto, sai che io sono scorpione, ascendente scorpione, so che qui in mezzo ce ne sono diversi, quindi mi capiscono perfettamente. C'è una canzone bellissima di Abbatantuono, io rinascerò cervo di montagna. Ecco, cervo di primavera. No, allora, primavera. Allora, iniziamo invece la nostra super puntata. Sì. Sei mancato nella scorsa, devo dire la verità, anche i nostri Dreams Senior mi hanno rimproverato che sono tornato abbronzato. Esatto, non diciamo altro, anche io ti ho rimproverato. Perché a Pasqua e Pasquetta facevo gli arrosticini e c'era molto sole, vi ricordate, sì, settimana certo, scorsa, certo. Quindi è normale, eh? Certo, come no, abbiamo visto tutti le tue stories sui social, che ormai sei fregato, perché dove vai sappiamo. Ma quelle erano tutto. Dell'anno scorso. No, erano di quest'anno. Bene, allora andiamo avanti, non ci perdiamo in chiacchiere, perché è arrivato il momento di farvi conoscere i giudici della serata. Ci sono dei ritorni, e c'è una new entry, non vedo l'ora di presentarvelo, prima però iniziamo da lui. Concertista Gennaro Spinelli, eccolo qua! Oh, buonasera, che amico, bello, è un amico! Che bello stare qua con voi oggi! È un amico Gennaro! Gennaro, no, adesso se hai il coraggio, di al nostro pubblico a casa cosa mi hai detto dietro le quinte? Che sono venuto solo ed esclusivamente per Federica. Oh, finalmente, grazie, signore, non rosicate, eh? Sì, perché se fossi venuto solo per me mi sarei... Se mi avessi chiamato Piero, mi sarei preoccupato. Detto, forse non ci sono, ma Federica dovevo dire di sì. Va bene. Scherzo. Ma ci mancherebbe, figura, ci vedremo dopo. Allora, Gennaro,
ci siamo visti nelle scorse edizioni, ancora non hai toccato con mano i nostri senior, nel senso non li hai ancora ascoltati dal vivo. So che comunque sei un nostro fan, insomma, di Dreams, e quindi sostieni tantissimo il nostro format, soprattutto perché dà la possibilità a ragazzi, giovani, meno giovani abruzzesi, di far ascoltare la loro voce, ma soprattutto di poter coltivare quella grande passione che è il canto. E tu di passioni ne sai abbastanza, che ormai noi siamo anche molto orgogliosi di te, perché rappresenti la nostra regione a livello internazionale, e quindi anche posso salutare anche il tuo papà. Assolutamente, che tanto ci segue, che ci segue, è grandissimo, insomma, vabbè, io mi si impappinano le parole, perché quando devo descrivere dei personaggi così importanti per la nostra regione mi sento anche un pochino piccolina. E Gennaro sono un'eccellenza della nostra regione, come dicevi, in Italia e nel mondo, con un genere musicale davvero molto molto importante. Magari più tardi magari ci racconti in due secondi, soprattutto dei prossimi progetti che sono molto importanti. Ma perché li raccontiamo più tardi? No, io questo invece lo voglio lanciare subito in testa al programma. So che c'è un appuntamento importantissimo. Piero ha fatto un segno così di salire le scale. Di cosa stiamo parlando? Dillo te. Con tanto onore, gioia e anche con i brividi, perché ci credo. È il sogno di quando cominci a suonare. E finalmente il 10 di aprile, per la prima volta nella storia, un rom suonerà da solista nel più grande teatro del mondo, alla Scala di Milano, accompagnato dai solisti della Scala, Andrea Rossini, e per noi è veramente un grande, grande, grande onore. Tanta roba. Siamo veramente orgogliosi di te, un abbraccio grande da parte di tutti i Dreams. Poi ce lo diamo davvero. Insomma, porti un pezzetto d'Abruzzo e della TV abruzzese anche alla Scala di Milano. Però ricordiamoci che quando si parla di Abruzzo noi abbiamo un mazzocchetti qua. Vabbè, quello ce l'abbiamo sempre. Insomma. Noi abbiamo la scaletta con mazzocchetti, un po' più piccolino, quindi... abbiamo giusto un treppiedi, come si dice, no? Treppiedi è un'altra cosa. Tre scalini, però volevo dobbiamo intendere. Dobbiamo fare un corso d'Abruzzese dopo, perché è troppo uscita la serie di Rocco Siffredi, era giusto, no, era giusto dire. Senti che pure tu però, vabbè. Va bene, allora, postazione number one per Gennaro Spinelli. Come ci capiamo al volo io, Gennaro, No, capite bene. Capite bene il mood della serata, soprattutto quando invitiamo amici. È un'altra amica che ormai, insomma, fa parte di queste poltroncine, è lei. Concertista, la bellissima Orietta Cipriani. Ciao Orietta, piacere averti con noi. Buonasera. Questo colore ti sta benissimo. Grazie. Anche tu sei abbronzata, sei stata con mazzocchetti a sciare? Sì. No? Così ti impari. Così ti impari? Non mi hai portato, non è che... Perché avevo altri impegni. Va bene. No, però Orietta è abbronzata anche di braccia, quindi non è venuta a sciare con te, sarà andata al mare. Magari faceva caldo e ha sciato a maniche corte. Sì. Allora Orietta, il tuo è un ritorno come quello di Gennaro. Non hai ancora ascoltato i nostri senior? L'hai ascoltati, vero? Qualche trasmissione, insomma, credo nel mese di novembre. Quindi li ascoltate all'inizio. All'inizio. Adesso sentirai la loro evoluzione. Quando faceva freddo, adesso sono caldi, Caldi. Sì. Sei pronta? Sì, prontissima. I tuoi progetti imminenti, visto che ne abbiamo parlato anche con Gennaro? Con una psicologa, Gioia Chiacchieretta, faremo 4 incontri in un'associazione a Chieti sul rapporto di musica e psicologia.
Poi a maggio sono ospite a Ischia per la seconda volta con un concerto in piano solo, grazie all'organizzazione delle Franche Villanesi di cui sono direttore artistico. Che noi abbiamo avuto anche Affidati di me, quindi le salutiamo. Le salutiamo. E poi Lucis in fundo, sto collaborando con un regista di fama internazionale per un progetto su Astor Piazzolla, ma è una sorpresa. Wow, allora tornerai qui a dircela, insomma, e poi insomma scopriremo insieme tutte le novità che ti riguardano. Per il momento questa è la tua poltroncina. Grazie. Orietta Cipriani. E adesso è arrivato il momento di presentare colui che qui si sente a casa. Ah, volete sì? Capire chi è? Lui. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere. Giornalista, collega e scrittore Luca Pompei, eccolo. Ciao Luca, benvenuto. Luca, tu ti senti a casa, no? Sì, anche se tra di voi, direbbe Aznavour, ed io, non so, però. Noi abbiamo sempre il piacere di interpretare anche la voce del popolo a casa. Ah, non okay. Tutti sono tecnici, ma tutti amiamo la musica. Ah, certo. Quindi è anche bello non solo dare un voto tecnico, ma anche dare un voto che parte dalla pancia, dal cuore, dell'emozione. Sì. Quindi questo è un voto popolare che noi chiediamo sempre ad un professionista e quindi in questo caso okay. È toccato a te, okay, e sono molto felice di averti invitato. Anch'io tantissimo. Sei pronto? Prontissimo. È tosta dare i voti, lo so. Però attenzione che poi te li chiedo anche palesi, quindi È piuttosto a prenderli, io a scuola prendevo certe... A me. No, io no. Certe io ero... schedine, ragazzi. Vabbè, dai, qui diciamo che la schedina la lasciamo. Sì, no, però, carità. Insomma, anche qui puoi essere abbastanza spietato se vuoi. Poi ti do due o tre nomi su cui ti puoi proprio sbizzarrire. Va bene? Allora, postazione number three per... Grazie, Luca. Il nostro Luca Pompei. E adesso, Mazzocchetti... Io me ne vo solo per la città. Sì, te ne puoi andare perché al tuo posto entra la bellissima Angela Di Donato! Buonasera. Ciao Angela! Ciao Angela! La spingo io la carrozza. Angela è vecchiarello, che ce fai, figlia mia? Vabbè, gallina vecchia. Fa buon brodo, era dalla parte femminile, amore mio. Tu c'hai una fila che parte da qua allo studio, arriva fino allo stadio Angelini qui di fronte, insomma sappiamo, ma se volete contattare Angela potete scrivere tranquillamente a dreamstalent@rete8.it perché risponde Antonio, vi seleziona lui. Sì, sceglie Antonio. Sceglie Antonio. Invece cosa devono fare i nostri amici a casa? Dobbiamo ricordare che è aperto il televoto. Perfetto. E quindi bisogna andare su Instagram, cercare la pagina Dreams Talenti d'Abruzzo e mettere il cuoricino sul concorrente che più vi piace. Ecco, mi raccomando, usate questo like per supportare i vostri beniamini, ma iniziamo subito a presentarli. Questa sera pensa come siamo messi questa sera, tanto per toglierci l'ansia di mezzo e la volta di... Rossella! Oh! Fede, che cosa è successo? Che cosa è successo? Dimmelo tu, Angela, che cosa è successo? Ma questo io l'ho detto, in tema resurrezione, esatto, e quindi esatto. Sei vestita di bianco. Esatto. Sta rinascendo. Per te l'ho fatto. Per me l'hai fatto? Sì, perché mi sembra che vesto di nero, oggi ho detto voglio andare. No, secondo di me anche a casa apprezzeranno questo tuo nuovo look, perché ti dà più luce, vero Angela? Io direi di spegnerle. Perché è la primavera. Non ti vesti più di nero perché ormai è primavera. Spegniamo il sole. Le luci perché. Gennaro, scusami, ti volevo già presentare il suo carattere, capito? Cioè, già dice di spegnere le luci a casa invece di starla a guardare. Ho detto tutto. Però per fortuna la sua voce dice altro. Cosa canta Angela, la nostra Rossella? Rossella ci canterà Il mare d'inverno. Wow, vai Rossa, vai! We'll be right back.
mare d'inverno e sono un film in bianco e nero visto alla TV. È perso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, ricorsi dei cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano sogni su strade dove la pioggia d'estate non cade. E io che rimango nel pieno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a portarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Agita anche me, anche te, anche Ambra, ti prego, che questa ha utilizzato tutti i supporti. Facciamo l'applauso ad Ambra Porreca, grazie. Vabbè, la prima aprire non è facile. Ecco, c'è stata la Pasquetta, c'è stata... Ma che c'entra? Prima, ah, prima, prima, ma ti devi preparare prima. Prima. Bravo Genna, sì, no, perché adesso te le racconta tutte. Se noi avessimo un pochino più di tempo, lei adesso ti racconterebbe tranquillamente tutta la mia vita, tutti gli ultimi almeno 15 anni, capito? Allora Gennaro, proprio da te iniziamo per sapere un giudizio e soprattutto il voto palese per la nostra Ross. Allora, prima il giudizio, che poi non è un giudizio, è una constatazione, secondo me, di quello che ho visto nella tua esibizione. Credo che tu abbia un carattere molto estroverso, quindi una persona molto che si pone bene anche verso gli altri. Se ne è accorto nessuno, eh? Si vede, no, si vede. Nel mondo dello spettacolo è un'ottima cosa, no? Ecco. Credo che tu non ci abbia creduto abbastanza, però, in quello che stavi facendo. Sì. Perché hai una voce, secondo me, bellissima, la stavi esponendo, poi a un certo punto hai evitato di dare tutto, l'hai tenuto qualcosa per te, ed è quel qualcosa in più che secondo me ti avrebbe dato quel qualcosa in più, appunto. Un mezzo voto in più, mezzo voto in meno, così ti impatto. Ti direi che secondo me è un 7 buono, ma per dirti che l'esibizione era da 6, perché hai dato il minimo possibile che potevi dare, ma secondo me tu a quel 7 ci arrivi facilmente con un po' più di sicurezza. Togli il leggio, lascia stare l'asta. Tieni le mani, il microfono, scusa, lo sai fare. Scusa, ma una cosa, non l'ho mai fatta, tanto a lei che me ne importa, tanto già gliel'hai dato il voto. Allora, no, a cappella, così, va. Buono. Dai. Vediamo. Un pezzo senza leggio e fai vedere la tua voce dove va, giusto, sì, Genna? Sì. Vai. Dai. Devo riprendere il leggio. Che ho avuto veramente pochissimo. Dai, un pezzettino, dai. Mare. Lo so fare io, pensa come siamo messi, ragazzi miei, dai. Ma devo per forza? Sì, deve. Se no ti toglie. Se preferisci, sì. Sarebbe bello. Allora facciamo in coro. Ma in coro di che? Dai. Mare, qui non viene mai nessuno a farmi compagnia. Mare, non ti voglio guardare così, perché questo vento agita anche me.
non so se hai notato che lei cantava. Nel frattempo col pensiero mi stava mandando a quel paese perché ha fatto questa cosa. Si vedeva, cosa. Si vedeva, si vedeva. Ne siete accorti però tutti? C'è anche da dire, Rossella, ne siete accorti? Quindi riesce a fare due o tre cose contemporaneamente. La telecamera da soggezione, è normale. Sì, ma io so proprio... Sono sicuro che dietro un pareo, dietro un separé, avresti cantato al 100%, quindi sì. Datti solo il tempo di abituarti anche a questo tipo di situazione. Io a una certa ti devo buttare fuori. Ti devo buttare fuori a una certa, capisci? Va bene, andiamo a Ross, che rotto il ghiaccio! Vai, vai! Adesso... Come siamo messi! Vai, 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 Angela! Adesso è il momento di Carmen! Carmen! Qua, buonasera. Carmen, tu non fare come Rossella, non cominciare di tutti i tuoi difetti, vai coi pregi, ok? Sì. Come? Niente, sono tutte uguali. Ma come dice Rossella, dopo Pasqua, Pasquetta, sì, dopo... la pandemia. Esatto, insomma, ce l'abbiamo tutte. Allora, vai Angela. Sì. Carmen ci canterà Easy Lady. Wow, vai Carmen. Girls, Angela, ma tu non mi balli, queste dopo dicono che sono troppo brave loro. Sono brave, no, dici, non le vuoi, non vuoi rovinare la coreografia. Ecco, non vorrei... ecco, allora chiediamo la nostra Orietta. Allora, intanto buonasera, buonasera e grazie ancora per l'invito, cara. Sono veramente molto contenta di essere ancora qui in questo compito che sinceramente non è facile, però... sicuramente che la tua interpretazione è stata una bella interpretazione, anche se noi siamo abituati ad ascoltare l'interpretazione di Spagna, dove c'è una voce molto più, come dire, anche più calda e in alcuni aspetti anche più rude, no? Mm-hmm. E la tua è stata una versione più soft. Mm-hmm. Hai mantenuto, diciamo, abbastanza l'intonazione e ti do un bel 7. Grazie. A
Anche perché non siamo a tale e quale, ma qui siamo a Dreams Senior, quindi devono esprimere proprio loro stessi. È naturale che le canzoni poi... cerchiamo sempre di non far imitare i cantanti originali proprio per evitare insomma scimmiottamenti vari, sì, ma sì, devono essere loro stessi, vero Angela? Sì, sì, a chi tocca ad essere se stessa in questo momento? Tocca ad Ellie! Ellie, Ellie! Ellie! Buonasera. Grazie anche alle serate che fai con me, balli sì, meglio, balli meglio, nuovo sì, movimento. Certamente. Beh. Salutiamo Dino Zampacorta. Sì, tanti ciao, saluti, Dino. Ciao, a presto. Rifai una festa sì, che noi arriviamo, va bene. Allora, vai Angioletta. Ellie ci canta un pezzone. Leggio, sì. Vuoi leggio? Sì. No, ma diccelo, tranquilla, sì, noi lo facciamo. Vai. Adesso è il momento di Ellie con Imagine. Grazie. Come bomboniera, tieni Ambra, la bomboniera di Ellie. Allora, andiamo. Guarda, già adesso a guardare mote.io, Luca, ci penso io. Vai Luca. Ma no, intanto volevo sapere, i brani sono scelti da voi o... Sì, sì. No, sì, da loro. Ah, da noi, da noi. Da noi, sì, sì. Ok. Perché si sentiva che il brano ti piaceva in maniera particolare, sì. Perché a volte ci azzecchiamo, a volte no. Cioè, non è che... Questo per me è il brano. Esatto, vabbè, è un brano ovviamente storico, però si è percepito insomma il fatto che lo amavi in maniera sì, particolare. Buona intonazione,
a me spiace, scusa, questo fatto di essere schiavi del leggio, perché toglie molto, infatti, sì, perché io l'inglese non l'ho studiato, ho studiato il francese, okay, okay. Infatti, e per me è stato in francese c'è stava so. La versione, però... Infatti è stato un sacrificio per me cantarla. Ecco. Perché, anche perché vi lega in qualche sì, modo, tantissimo. Per esempio, anche rispetto a Rossella, che è una bellissima voce, il fatto di rimanere schiava un po' del leggio vi toglie molto, rispetto magari a gente che canta a memoria e che onestamente meriterebbe quel mezzo voto sì. in più dal mio punto di vista. Proprio il resto devo dire bene, bene perché il brano era sentito e si sentiva. Grazie mille. Il tuo grazie. Voto Luca? 6 e mezzo. Sei grazie e mezzo, mille, sei grazie. Ma dove vai? Dove vai? Cioè, se... Angela non lo so perché se ne va, non vuole stare vicino a noi. E invece dovrebbe, perché Angela? Perché dobbiamo vedere una cosa. Per te, tutta per te. È arrivato il mio momento. Sì, è la tua volta. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, forse non sei tu. Ciao sister, sei il nostro orgoglio e noi ti volevamo fare gli auguri, un grande augurio per questa tua nuova avventura. Sei amatissima da tutti noi, ti vogliamo bene dell'anima. C'è anche papà, 93enne, ti vuole salutare. Che gli dici? Che gli vuoi dire? Digli qualcosa, gli ti voglio bene. Ti voglio bene. Ciao Eli, ti mandagli un bacio, mi hai mandato già. Ti amiamo Elia, ti volevamo anche dire che siamo pazze di te, tanto. Ciao, un bacione, ciao sister. Ciao Zelli, ti volevo ringraziare per le bellissime emozioni che mi stai regalando durante questo percorso a Dreams. Ricordo quando mi dicesti del programma avevi timore ed eri incerta nel partecipare, ma fortuna la tua determinazione ha fatto sì che la tua meravigliosa voce arrivasse ancora una volta ad emozionare me e tutta la nostra big family, come diciamo noi. Non smettere mai di cantare e di rendermi fiera ed orgogliosa di te. Sei la zia migliore del mondo, ma questo già lo sai perché te lo dico tutti i giorni, anzi sei la zia ansia migliore del mondo. Ti amo, ti fiamo tutti per te e ricorda sempre che sei il nostro Dreams. Grazie di cuore, veramente, è meraviglioso. Che bella famiglia che hai, sì, è una bellissima sì, famiglia, so che siete tutti un po' canterini. Sì, ballerini. Ballerini, sì. Canterini, insomma. Però è bellissimo sapere che sei per le tue nipoti un sì. bel pilastro. Quindi, e questo è, insomma, Dreams vuole anche dimostrare questo alle generazioni, le nuove generazioni, no? Che non si può non si deve mai smettere certo. di sognare, ok? Quindi i sogni fino all'ultimo giorno dovranno essere inseguiti e possibilmente anche realizzati. Assolutamente. Come in questo grazie caso. A voi, grazie di cuore a tutti, grazie Federica, grazie a voi. Eli, ce ne andiamo a riprenderci un po'. Ciao, sì, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco. Brava Angela. Angela, fra poco uno dei nostri Dreams esibirà una canzone meravigliosa. Sì. Io non vedo l'ora, presentalo. Adesso è la volta di Mario. Eccolo. Buonasera, buonasera. Buonasera, ben trovati, buonasera. Allora, onor di cronaca, lo dico, no, è giusto. Insomma, intanto salutiamo chi questa sera non è presente, quindi Pietro. Lo salutiamo, un grande bacio e ci vedremo insomma nella prossima puntata, come Caterina che purtroppo ha un'influenza, quindi Cate rimettiti presto, ti aspettiamo.
Il temerario Mario invece, nonostante una brutta faringite, è qui con noi e vuole dimostrare a tutti i costi, insomma, che si può cantare, insomma, anche in maniera un po' più limitata. Però lui ci vuole provare, quindi da tenere in considerazione questo piccolo problema di Mario che è temporaneo. Detto ciò, la canzone è meravigliosa, purtroppo. Bellissimo. Tu dici, Ha fatto strike, ma anche... Esatto, però so che riuscirai, Ci proviamo, Fede. Quindi, vai Angela. Adesso è la volta di Mario con Destinazione Paradiso. Grazie. Mario! Giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che c'è stato detto è quello che oramai si sa. E allora sai che c'è, c'è, che c'è. C'è che prendo un treno che va a Paradiso città e vi saluto tutti e salto su. Prendo il treno e non ci penso più. Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu sedutati al mio fianco mi dirai destinazione paradiso. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso. Paradiso città, io mi prenderò il mio posto e tu seduta al mio fianco mi dirai destinazione paradiso, paradiso città. Grazie, grazie. Bravissimo. Della faringite, ecco, l'ho detta. Vieni Ambretta, vieni, prenditi la tua asta. Però è stato decisivo il consiglio del maestro Mazzocchetti, che metto risparmiati e poi da tutto, e ci ho provato, dai. Hai fatto secondo me un'ottima esibizione, ma lo chiediamo al nostro Gennaro. Bravo, grazie. Io il taccuino l'ho tolto prima perché il voto l'ho messo subito. Perché? Perché innanzitutto complimenti al coraggio, perché cantare quando ti fa male qualcosa, chi lo fa di mestiere sa che vuol dire. Siamo saliti sul palco con la febbre, col Covid, siamo saliti sul palco con qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Pure io quando quindi, canto, se bravo, complimenti per la determinazione e la forza, parti già con un voto in più per questo. Ottima esibizione, bella la voce, immagino come potrei, io non ti ho mai sentito cantare prima di questa volta, quindi immagino che puoi fare meglio con in una situazione stabile di salute, e ti dico che migliorerei solo qualcosina sul lato scenico, sì. Un po' più di, come dicono i napoletani, cazzimma. Allora, di solito ce l'ha, provo, però ce l'ha, l'argomentino oggi ma proprio stronzo. Che... Allora, la prossima dall'argomentino aggiungi qualcosina in più, prendi pure due vitamine e dagli una botta in più, perché vabbè. Bravo Mario, mi è piaciuto molto. Grazie. Posso approfittare per salutare il professor Spinelli, con cui ho fatto l'esame di storia del teatro. Non io, mio padre. Sì, sì, sì. Grande prof Spinelli, ai tempi dell'anno accademico 2010-2011.
Sì, all'epoca pure io c'avevo qualche ruga in meno. E il voto non l'abbiamo dato però, Gennaro. Il voto palese è 9. 9, hai Bravo. Capito? Grazie. Pensa se non credi agli augmentin. Pensa. Adesso balliamo. Balliamo? Ma dai, su, balliamo. Tanto il corpo di ballo ce l'abbiamo. Sì, infatti. A chi tocca cantare però? A Lolla! Vai Lolla! Buonasera a tutti. Ti sei vestita pure come tipo la cantante a Sanremo, manca un reggicalze, dopodiché stai a posto. Mancano anche tanti altri centimetri. Vabbè, però. Ma quello non è che si vede dalla televisione. Non si vede, non si vede, non si vede. Allora, cosa canta Lolla? Lolla ci canta Bellissima. Wow, vai Lolla! Di musica, la ginnastica, è tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino della Adidas e poi volevo dirti io non ci penso più, Madonna se mi manchi chiamatemi un medico. E poi senza avvisare sei qui, oddio però tu mi piaci, oh oh oh, ho fatto i salti mortali, oh oh. No, non mi dire che è tardi, oh, oh, oh. Avevo voglia di, voglia di. Dove vai? Te ne vai. Quella sera non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Dove vai? Ma cosa vuoi? Quella sera ci aspettavo in San Laurent. Ero bellissima, 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 avevo voglia di. Cipriani, che dovrà insomma così dire il voto che ti ha segnato questa sera. Intanto complimenti, perché rispetto alla puntata in cui sono stata ospite, quindi questo inverno passato, sei migliorata tantissimo. Oh, grazie. Sia come presenza scenica, nella facilità insomma con cui riesci a cantare. Scusa, ti fermo un attimo, stai a sentire? Sì. No, ti volevo dire che a distanza di mesi uno migliore, era per dirti. Nel senso che ho notato questa tua maggiore sicurezza davanti allo schermo, che non è cosa assolutamente facile, come diceva precedentemente anche Gennaro, infatti, no? Vero, perché sì. Per un musicista o un suonatore di uno strumento, un cantante soprattutto, stare davanti allo schermo della TV è cosa complessa, anche se lo si è fatto è già per tante sì, volte, perché ogni volta la canzone ti pone di fronte a una difficoltà e un'interpretazione nuova. Comunque ti do un 8. Grazie, grazie tante, grazie. 8. Vai Lolla, vai. Tocca a lei la tigre, Beatrice, eccola. Ciao a tutti. Bea, allora... Questa canzone è tostarella? Questa canzone è abbastanza tostarella. Sì, devo dire che mi volete un sacco bene. Sì, tanto. Sì. Che ti giuro, stiamo cercando in tutto il panorama musicale una canzone che ti mette in difficoltà. Ma qua Beatrice non c'è. Aspetta, non hai capito. C'è rimasta una che ti daremo nelle prossime puntate. L'uva focarina d'induce. Ma no, perché? No, era per dirti. Era perché per dirti mi dovete sforzare così? No, era per dirti questa cosa. Vabbè, io comunque darò il meglio, dai. Lo so, ecco. Va bene, tu dai sempre stasera, il meglio. Vai. Stasera ci canta Master Blaster! Vai, vai!
It's a dead end July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they try. From the park, high rhythms, Marley hard on the bark. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. Didn't know you would be jumping until the break of dawn. I see nobody ever told you that you would be jumping until the break of dawn. You would be jumping and jumping and jumping and jumping. Say the right thing, but our answer is today. Do not tell everybody on the brother on a summer day. Now the time for celebration, 'cause we only just begun. See, nobody ever told you that you would be coming until the break of dawn. I know nobody told you that you'll be coming until the break of dawn. I see nobody ever told you that you would be coming until the break of dawn. You will be coming and coming and coming and coming. La grinta, la grinta di questa comunque, donna. Fede, penso che più proviamo a metterla in difficoltà, più lei prova ad essere brava. E questo deve fare. E questo è Dreams. Allora, lo diciamo per quella mezza persona che a casa si è accorta un attimo che Bea si era fermata un secondo. Nessuno l'ha stoppata per il semplice fatto, Bea, che vai dritta come un treno. Anche i giudici hanno guardato di ferma, non la ferma proprio. Sarebbe stato peggio l'emozione. Ti sei accaldata? Secondo me il maglioncino, dovevi toglierlo. Allora, facciamo un po' di vento, ragazzi. Dove sta il tuo leggio di prima? Dove sta? Datemi i foglietti, dammi il tuo foglietto. No, poi te lo ridò, non ti preoccupare. Faccio un po' di vento. Intanto che Luca mi esprime così un giudizio sulla nostra Bea. Sister, tu sei nata con la voce sola, amica mia. Grazie. Voce potente. Oddio, cioè se chiudevo gli occhi adesso non vorrei bestemmiare, sembravi sentire Aretha Franklin che cantava Stevie Wonder, capito? L'ha detto anche il maestro Mazzocchetti una volta, ma io allora, che... se, grazie, se scusate, dico le stesse cose di Piero sono bene. Solo più che onorato. Va bene? Va bene. Vuoi il vento più forte? No. Faccio accendere le ventole? No. Allora Luca, il voto? 9. 9. Grazie. 9 per Bea. A Beatrice la vuoi dire? Allora, Bea, anche ci sono, Gennaro voleva ci sono, dirti una cosa. C'era una sola cosa di troppo nell'esibizione. Il microfono. Io ho sentito l'esibizione, che tu lo sentivi dalle casse, io sentivo la tua voce da qua. Facciamo così. È vai, incredibile. Gennaro. Vai, Bea. Didn't know you would be jumping until the break of dawn. I see nobody ever told you that you you'll be jumping until the break of dawn. Naturalmente da casa non hanno sentito niente. E dovevate vedere, lasciatemelo dire, la sua faccia durante l'esibizione. La faccia tipo, di Angela? Sì. La faccia di Angela diceva esattamente quello che pensavamo tutti. Brava, Beatrice. Grazie brava. Mille, grazie. Grazie. È vero, è vero. Da casa in questo momento non avranno sentito niente, ma io devo fare questo regalo a Gennaro, quindi perdonatemi. Bene, andiamo avanti? Andiamo avanti, sì. Andiamo avanti. Adesso è il momento di... Biagio! Ecco, il microfono è il problema. Adesso mi rivolgo a Luca. Hai sentito Aretha Franklin, giusto? Ecco, adesso invece il vibrato più sensuale della televisione italiana ce l'abbiamo solo noi, ok? Solo italiana.
Ah, scusate, ho sbagliato. Mondiale, internazionale, Fede. Ho sbagliato. No, che internazionale? Mondiale. Mondiale, mondiale. A mondiale sì, mi fermo? O, no, o pensi che... No, va, basta, mi fermo, basta, mi basta. Fermo a mondiale. Ok. Chi è che ride? No, non lo so, io sto qua con te, non ho fatto, non ho detto niente, anche perché mi taccio, perché poi altrimenti mi dicono che io... lo aiuto troppo e allora io mi sto zitta, sì, va bene? Così dicono. E diciamo che canti. Chitarra suona più piano. Wow, vai Biagio! Suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, un passero sul ramo, nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora sogna e stringe il cuscino. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo, chitarra mia suona più piano, anche se incerta è la mano, suona chitarra che è l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare. E amarla come un altro non può fare. L'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore. Un prato è verde quando è primavera. Il sole è caldo e poi scende la sera. L'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. Grazie. Ti posso accompagnare? Sì, sì, ah, sì. Grazie. Okay. Sì, sì. No, sì, sì. Non vorrei... Allora, per tornare al discorso di prima, no? Dreams, i sogni, non bisogna mai smettere di crederci, e questo è l'esempio lampante che si può, fino alla fine, insomma, insistere e perseguire appunto le proprie passioni. Bravo Biagio, bravo. Grazie, grazie. È l'ultimo bravo che ti dico della serata, adesso sentiamo invece il giudizio del nostro amico, guardalo bene, chiedi lui se... Lui vuoi che prima faccio io l'esposto? Faccia. Che macchina hai? Lo vuoi sapere davvero? No, perché fa il meccanico, ah, se ti può Biagio. Servire, capito? Hai appena guadagnato 2 punti in ecco, più. Grazie. Ci sono alcuni tipi di macchine. Attenzione che ce l'abbiamo un altro di meccanico, ripigliati il foglietto, no, se le macchine... Se c'è un elettricista qua vince la puntata. Nessuno? Parenti elettricisti, possiamo... No, niente, vai. Scherzo, volevo dire che quando sono venuto oggi, che era tanto che non tornavo qui in puntata, l'ultima volta era con i ragazzi giovani che vedevano... Gli junior, tanti ragazzi che ci mettono tanta energia. Non mi aspettavo stasera di trovare tanta qualità, dico la verità.
che solitamente tu dici ragazzo lo associ a studente, lo associ a studio continuo, tanto tempo, diciamo la verità, associ la gioventù a tanto tempo da poter dedicare a qualcosa, mentre mi sono piacevolmente meravigliato di trovare tanti talenti, tanta voce, tanta energia, tanta forza di voler ancora dimostrare che la musica è per tutti, che l'arte è per tutti. Bravo, bravo. Quindi, Gennaro. Un bravi a tutti voi davvero, di cuore. Viaggio per me è un'esibizione che ti do un 6,5 col cuore, perché non mollare, puoi dare quel passetto in più, lo puoi fare ancora. Grazie. Ti va bene, 6,5? Sì. Poteva fare meglio, poteva fare di più. Non lo so. Non lo so. Viaggio, dopo la macchina vediamo. Dopo la macchina. Viaggio, a posto. Allora, che succede? Andiamo un attimo in pubblicità. Ma ci torniamo. Ci sembra anche giusto. Beh, pubblicità tra poco, Dreams Senior. Tutto a posto, Angela? Tutto super a posto. Tu sei pronta per quando io andrò in ferie a prendere il timone? No, devi dire sì, Federica. No, io senza di te, no. Angela, qua devi stare, qua io devo andare. Non so se hai capito. Tutto questo lavoro dietro, va bene. Vedi, ride Andrea, perché sa che tu non te ne vai. Mi viene a prendere a casa, Andrea, va bene. Sì, sì. Allora, sotto a chi tocca? Adesso tocca a Lorella. Buonasera. Che meraviglia. Visto che stile la nostra. Guarda l'ombretto dello stesso colore della giacca. Nulla è a caso, nulla è a caso. Sì, brava Lorella, brava, bravissima. Allora, cosa ci canta Lorella? Lorella ci canta Zingara. Wow, Lorella. Amore, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, Zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo. Questo tocca a te. Ma se è scritto che lo perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, Zingara. Prendi il microfono, perché adesso tocca ad Orietta. Intanto Ambra recupera l'asta. Vieni qui dietro con me, Angela. Canzone storica di Mazzanicchi che ci ha fatto sognare, non ricordo a quale Sanremo. Sicuramente hai quel timbro vocale per interpretare la grande canzone italiana.
soprattutto nelle chiusure con questi vocalizzi, queste aperture vocali. Ti piace molto questa canzone? Sì, veramente è una delle canzoni preferite di mio figlio, che ha 23 anni, Francesco. È stranissimo questo. L'abbiamo detto anche in puntata perché ho avuto l'onore di intervistarlo e abbiamo capito che per fortuna non sono io vecchia, ma c'è anche Francesco che mi aiuta a non capire questi rapper del momento. Questo proprio per dire che comunque le canzoni belle restano senza tempo e poi comunque il bello, il gusto è sempre molto soggettivo. Naturalmente il titolo Zingara, se mi consenti, caro amico Gennaro, insomma un po' dispregiativo, no? Però in realtà, al di là di quello che può essere il significato etnico della parola, io ti do un bell'otto e mezzo, perché mi sei piaciuta tanto. Grazie mille. No, anche perché non l'ha scritta lei, cioè noi ce la possiamo prendere con Lorella, l'ha solo interpretata, non è che l'ha scritta. Assolutamente. Sono molto contenta di averla interpretata, grazie. Brava Lori, brava, a posto, a posto. Luca, siccome tocca a te, te lo dico prima, anche lui è meccanico. Umberto! Vai, Umberto! Questo servire. Buonasera. Lavoro bene? Lavoro bene? Come? Dice, no, Federico, perché poi mi tocca lavorare gratis. No, vabbè, si fa quel che si può, dai. Magari hanno macchina di piccola cilindrata, meglio. Va bene tutto. Che fai, come Biagio? Da una cilindrata in poi non no, chiamate, no. Ok? Io faccio tutto. Fa tutto, fa tutto. Tutto, tutto. Fai anche un'altra cosa, canti molto bene, questa sera canti... Come mai? Vai Umberto! All'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notte intere ad aspettarti, ad aspettare te. Stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto. Bravo Umberto! Bravissimo! L'hai pregato due volte, ma va bene. Pregare fa sempre, fa sempre bene in questi periodi, soprattutto, capito? Che dopo Pasqua, insomma, la resurrezione, noi preghiamo sempre. C'è, prima, Luca, prima di venire da te, un attimo, scusa, intanto facciamo l'applauso a Lino Lallone, al nostro Antonio D'Ottavio, Audio Man e Luci Man. E al nostro regista.
regista Andrea Di Fabio. Detto ciò, Lino, ti chiedevo di seguirmi perché a un certo punto la canzone tutti facevano la ola. Uno solo stava così. Eccolo. Non me ne sono accorta. Ecco, era lui che stava così. Adesso sono due opzioni. La prima è che c'ha il braccio in cancrena e quindi non si muove. Fanno male il braccio. La seconda è che è il rosichello perché tu fai il suo stesso lavoro. Ma vediamo. Bravo. Secondo me la seconda. La seconda, la seconda. Allora vai Luca. No, non parlare senza microfono. Dopo se... c'è un microfono? Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Vai, vai Luca. Forse una delle più belle canzoni di Max Pezzali, è vero. Di 883, è un bei testo... Bei tempi, Luca, eh? Bei tempi, sì. Testo bei intenso tempi. Sull'imprevedibilità dell'amore, canzone fantastica. Tu hai avuto un inizio un po' incerto, però poi sei uscito fuori potente, l'hai sentita ancora più tua, è un finale assolutamente in crescendo, quindi bravo. Grazie. Sette te. Allora, prima avevamo una tigre, adesso abbiamo una super panterona Gloria! Eccola! Grazie. Certo, stasera mi hai raccolto il capello e quindi la mia parola panterona di solito ha un bel cascone riccio, va bene. Allora, Gloria, sei pronta? Sì. Ti volevo dire che comunque tu non sei sola. Ci siamo tutti noi a sostenerti, ma la canzone di questa sera è? Sola! Vai, Gloria! Farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori piove e non migliora neanche quando ci sei tu. Non c'è. Blues, questo è il mio blues. E non importa se morirò di solitudine, ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve, ma non c'è. Io non potevo cantare altrimenti avrei surclassato la tua voce, quindi mi sono astenuta. Io voglio sapere perché ridi quando dico queste cose, eh? Vabbè, lo sanno in pochi qui che non so cantare. Vai, allora tocca a Gennaro.
Sei rilassata, Gloria? Rilassata? Si vede che quando non canti sei abbastanza tesa. Hai cominciato che leggevo l'emozione, che è un'emozione, è una cosa bellissima. Si pensa sempre che l'emozione, quando si bisogna fare qualcosa di artistico, sia deleteria, invece è il contrario. L'unica cosa che fanno i professionisti è utilizzare l'emozione in più a quello che stanno facendo. Tu penso che sei la persona che rappresenta di più la parola dreams, perché sei partita con l'emozione di un principiante e poi mano a mano cantando sei riscoperta che lo sapevi fare e la tua espressione è cambiata. Cioè eri abbastanza intonata, hai tenuto il brano, poi a un certo punto sei cresciuta durante il brano stesso e si è visto il dreams che usciva. Ora sei tornata timida, sei tornata sulle tue, ma quando canti ti assicuro che lo sai fare, è stato bellissimo. Ti do un 8.5 perché hai dato una bellissima energia e rappresenti dreams nel vero senso della parola. Grazie. Che belle, belle parole, belle parole. Grazie Gennaro, grazie. Hai detto una cosa saggia, io adesso la riprendo e la voglio estendere un po' a tutto il gruppo. Devo dire la verità, i miglioramenti sono tangibili e mi piace poterli farli vedere anche a casa, perché questo è un percorso in cui loro hanno creduto per primi, la rete li ha incentivati allungando questa edizione di più mesi, quindi prolungando il tempo del fatto stesso che questo cast restasse fino alla fine, quindi anche questo forse ha agevolato il loro percorso affinché insomma anche i nostri bellissimi telespettatori da casa potessero comprendere ciò che sta accadendo in questo studio, cioè un'evoluzione non soltanto di voce ma di cuori e di emozioni pure, quindi bravi, bravi, bravi. Dimmi Orietta. Mi piace molto anche la complicità tra loro, nel senso che non si respira una competizione in realtà, come dire, come di solito accade, no? Può accadere, potrebbe accadere, invece tra di loro c'è molto affiatamento e ognuno gioisce del successo dell'altro. Non è scontato questo vuol dire che sono entrati nello spirito canoro e soprattutto tra di loro c'è rispetto e amicizia. Sì. Diciamo che sono entrati forse anche nello spirito giusto del talent, che è quello di farli fare un percorso al di là di chi arriverà primo, secondo o ultimo. È un percorso che comunque a tutti ha dato alla stessa maniera un supporto sia di abbattimento emotivo ma anche una possibilità in più di farsi vedere e di poter dimostrare che la loro passione può andare oltre insomma delle mura di casa. Ma io credo che questo proprio sia il significato di chi fa comunque questo mestiere, nel senso gioire, perché nella diversità c'è spazio per tutti. È vero, verissimo. Chiudiamo questo magnifico gruppo questa sera con Romilda. Vai Romy, vieni Romy, vieni, tocca a te a chiudere insomma, prima Anzio Man aperto, Anzio Girl, e tu chiudi, chiudiamo col botto perché canterà una canzone meravigliosa, vai Angela. Romilda ci canterà L'amore è un'altra cosa. Vai Romilda. Grazie. Tutto è utile, farà del male a queste anime fragili, più di ogni altra verità. Resta che una parte del cuore sarà sempre sospesa, senza fare rumore, come fosse un'attesa di quel raggio di sole. E adesso l'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa.
sempre sospesa, senza fare rumore, come fosse un'attesa di quel raggio di sole che eravamo io e te. La notte è troppo silenziosa e adesso l'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. Brava Romilda! Oh, abbiamo chiuso in bellezza, che bellezza! Ma cioè, noi abbiamo fatto un casting anche di bellezze, non soltanto di voci meravigliose, quindi non abbiamo badato a spese, devo dire la verità, ci siamo superati. Vai Orietta! Mi sei piaciuta tanto, veramente anche tu sei migliorata tantissimo, ti ricordo già molto brava. E una canzone dove era molto difficile l'interpretazione, sì, perché tutto su un mezzo piano, sì, e c'era un buon equilibrio tra sì, l'accompagnamento diciamo musicale e la tua voce, che da qui non è semplice neanche poter ascoltare bene, perché ovviamente più sei distante più ascolti tutte le sfumature, però hai mantenuto una buona intonazione vocale, una bella interpretazione. Io ti do un bel 9. Mi ricordi, grazie, molto un po' la voce di Patty Pravo, non so se ti piace anche questo genere. Non tanto. Hai no, cantato mai qualcosa? No, sì, sì. L'hai cantata? No, perché sennò te la diamo, sì, per la prossima puntata. Dimmi che non vuoi morire. Fammi qualcosa a cappella di Patty Pravo. Dimmi che non vuoi morire. Inciso. Non ricordo, adesso non mi viene in mente. Dimmi che non vuoi morire. Non ricordo le parole, quindi... Aiutatela. Aiutatela. La cambio io la vita. La cambio io la vita che... Non ce la fa cambiare me. Dimmi qualcosa, cosa ci credi? Vuoi far l'amore con me? Vuoi far l'amore, te lo ricordi però? Certo, secondo me lei è molto vicina. Vabbè. 9, 9 e mezzo. Ah, siamo saliti a 9 e mezzo, sì, hai visto? Hai visto? Hai visto Patty Pravo? Vedi che non la volevi cantare. La prossima volta Patty Pravo ti do. Ok, a posto Romilda, allora... Io intanto ringrazio i miei giudici, ma poi insomma prima di chiudere la puntata torneremo a parlare con ognuno di voi e devo chiedervi adesso, prima del ritiro delle schede, se avete cambiato dei voti palese. Gli altri potete omettere di dirmeli, soltanto quelli palese. Luca, compiti perfetti. Orietta, sì, hai cambiato? Sì, chi è cambiato? A Romilda 10. A Romilda, a Romy, l'altro passo che fai, Romy? Romilda, un altro passo che fai, qua saliamo, e invece Gennaro? Non ho cambiato nulla. Perché... Manco, chi è che aveva dato il voto a Biagio? Gennaro? Gennaro, non l'hai cambiato il voto a Biagio? Guarda, avrò modo di parlare con Biagio, ma per spiegargli che il 6 e mezzo è per il Dreams, perché okay, non è arrivato. Ah, dimostriamolo okay, che non è arrivato, okay, perché ci manca quel qualcosa di sicurezza del suonare anche per gli altri, perché la musica è anche per gli altri. Come mettere la Gioconda in bagno? Beh, al bagno mio ci starebbe bene, perché devo dire la verità, ho fatto tutti i colori adatti, quindi vabbè, se me la volete dare, anche che sta a fare in Francia la Gioconda se è nostra? Cioè, ce la teniamo una settimana a testa tutti quanti. Va bene, allora, cambiati i voti? No? No? Allora, Ambra Porreca ritira le schede e intanto facciamo entrare il nostro direttore artistico Piero Mazzocchetti. Pazza idea di far l'amore con lui. Quanto mi metti? Se la canto io che dici? 11. Ecco, no, ti diamo no, facciamo il terzo posto di Sanremo. No, del... facciamo una cosa, i concorrenti li facciamo poi esibire a cappella, così magari un mezzo voto in più lo prendono un po' tutti, no? Io ve lo dico sempre, osate. Oh. Niente. Visto che questa sera l'hanno fatto in due. In tre? In tre? In tre. L'altro ero forse distratto? No, cioè lei no, lo sai, lo sai, si esclude a prescindere. Prossima volta facciamo esibire Biagio a cappella. Prego. L'ultima puntata, far fare una canzone tutti insieme a cappella. A cappella, vicino Pianella. A cappella. Tutti a cappella. Dai.
Allora, invece, adesso il direttore artistico deve dare il suo voto tecnico, che questa sera va... Gloria sui miei fianchi, la mattina nasce il sole. Gloria! Gloria, vieni qua. La motivo, perché io so anche motivare. Vai, motiva. So anche argomentare quando si parla di cose tecniche. Allora, si è cimentata, a parte gli scherzi, torno serio, posso Peluffo? Vai, io sto guardando la collana bellissima. Se la guardo io mi tiro... No, era... Vai. No, che c'era un'amica che diceva, ma avete detto delle battute un po'... Piccanti. No, piccanti. È stato Gennaro che l'ha detto. Non, è... non ricordo nemmeno di essere venuto, Pietro. Io non c'ero. No, le scimmiette com'erano? Non vedo, non sento, non parlo. C'è Federica qua, io non vedo, non sento, no, non parlo. Noi non tagliamo, il nostro regista non taglia nulla, attenzione. Anzi, va oltre. No ai tagli. Va oltre. Allora, io do il punto a Gloria, perché se ci inventate una canzone molto difficile... l'ha argomentata bene la canzone, nonostante avesse delle difficoltà soprattutto nel timbro vocale, che richiedeva forse un po' più pulizia in questo brano, e invece l'ha sporcata molto bene rendendola sua, ed è stata molto convincente. Grazie. Prego. Va bene, allora vuoi cantare qualcosa a cappella? No, a cappella. Devi lanciare cosa adesso? La pubblicità. A cappella. Torniamo fra poco. Possiamo anche dire a casa, si stava parlando di tacchi vertiginosi, di dolore ai piedi, anche Pazzocchetti dice quando porta i tacchi fa lo stesso effetto, no, vero? Vorrei far fare un acuto a Angela, ma se taccio lo vedete forte, no? C'è un mal di gola. C'è un mal di gola. Ecco. No, scuse. Il problema è un altro, che se la acciacchi a Angela l'acuto te lo fa pure intonato, se la acciacca a me sono problemi, quindi state buono. Ma infatti io non ti acciacco i piedi. Ecco, bravo, per il bene di tutti i nostri telespettatori. Allora, non ti calpesto il piede. Giusto per far notare a casa l'evoluzione anche del nostro team e soprattutto anche l'evoluzione cartaceo che c'è stato in questo periodo, per farvi notare che non c'è il nostro Big Brother, Antonio Di Josafat, che insomma tutti si sono accorti della sua assenza, ma non tanto per la prestanza fisica. Quindi l'applauso ad Ambra Porreca, guardate Ambra, professionale! Finalmente abbiamo una busta decorosa. Grazie. La busta Ambra. Rossa. Grazie Ambra. Facciamo così, Ambra, te la ridò la busta. Non apre. Ah no, non te la posso dare. No, non te la posso dare perché devo spilucchiare. Allora, intanto mettiti l'occhiale. No, mi metto gli occhiali, sì. Volevo soltanto dire che dall'inizio della nostra trasmissione non si è mai verificato questo, che adesso non posso anticipare, se no capiscono tutti. Allora, andiamo per gradi. Intanto il voto di voi amici a casa, anche questa settimana va a Mario, quindi Instagram. Tranquilli, 7 politico a tutti, cari amici e studenti di Sono Mario. Sette politico, anche per chi ha 5, okay. Gli diamo 7. Ecco, comunque, quindi. Per non far vincere Mario un'altra volta, volevo dire che lui metterà 4 a tutti. No, invece questo insomma fa onore agli studenti che sono molto attaccati al suo prof, quindi bene. Soprattutto bene. Al telefonino. Perché esatto. Allora, detto ciò, terzo classificato questa sera con 23,5 punti è Lolla! Ah, ti voglio lollare, lollare. Ti canta anche il maestro, Lolla. Il nostro jingle? Ecco, vai. Che fa? Com'è il jingle di Lolla? Ti voglio lollare, lollare. Ecco. Allora, ci sono 2 secondi posti. Con tutta questa gente, ci sta. Con 27 punti, il secondo posto va... Gloria e Mario! Gloria e Mario! Aspetta, fermo, non lo dobbiamo dire adesso. E io adesso farei invece un ulteriore applauso, li farei avvicinare qui a noi, i giudici della serata, Orietta Cipriani, Gennaro Spinelli e Luca Pompei! Venite ragazzi, venite qui.
Allora, Gennaro, che dire? Intanto un ringraziamento non soltanto per essere venuto questa sera a trascorrere insomma 2 ore in nostra compagnia, soprattutto per aver dispensato consigli utilissimi ai nostri Dreams e per credere nel nostro format, e noi tutti, credo, mi faccio portavoce di tutti coloro che sono all'interno dello studio, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo, per questa avventura che insomma toccherai con mano fra qualche giorno e che insomma ti renderà orgogliosa a te ma renderà orgogliosi tutti noi. Quindi... Grazie mille, grazie. Bravo Gennaro! Luca, scriviamo poi, dispensiamo articoli, scriviamo su Gennaro. Anche la nostra rete ti supporterà sicuramente e faremo conoscere a tutti gli abruzzesi ciò che accadrà fra poco insomma nella tua vita. E quindi, grazie mille, grazie a voi, grazie al format, al maestro Mazzocchetti, perché ricordiamoci che abbiamo delle eccellenze grandi in Abruzzo e portiamole all'estero, portiamole fuori, facciamo vedere quanto è bella la nostra terra, perché Dreams si può fare. Portamelo pure all'estero, già, sta sempre fuori. Mo. No, ma ci ho messo la vita a tornare, ma perché ringraziarti da tavolo, scusi. No, comunque Mazzocchetti fra un po' rinizia il tuo tour all'estero, quindi dobbiamo anche dirlo. Pelufo, lo so, molla? Buono. Allora, invece, Orietta, grazie anche a te per essere tornata, anche tu sei una grande sostenitrice del format, grande professionista, ci hai raccontato un po' quello che accadrà nella tua vita, non abbiamo detto però che sei una grande mamma di 2 meravigliose figlie. Grazie. Che salutiamo. Infatti voglio salutare sia Lavinia che Maria Stella. Lavinia è tornata per le vacanze pasquali insieme al suo compagno, ma soprattutto voglio salutare i miei studenti, i miei colleghi, insomma tutti, e ringraziare voi per questo invito. Vengo sempre davvero con tanto piacere. Grazie, grazie, grazie davvero Orietta. Posso dire una cosa su Orietta? Sì, vai. Lei è la fautrice di una puntata che faremo a cappella. Esatto, esatto. Perché non faremo esibire 20 secondi tutti i concorrenti la prossima puntata a cappella. Però è non è che devi svelare, sono questi, già non mi dormono così, se glielo dici prima. Ma tu non li far dormire, devono studiare, devono migliorare, anticipiamo, devono progredire. L'agonia. Invece Luca, sei entrato nella nostra Big Family, sei già molto conosciuto nella rete a parte, ma anche affidati di me, perché abbiamo parlato della tua esperienza come scrittore, dei tuoi meravigliosi libri, grazie anche alla Masciulli Edizione. Insomma, grande giornalista di Rete 8 e so che grazie anche a tutte le tue fatiche, che io ti dico sempre, Luca, ma com'è possibile che sei sempre sul posto nel momento giusto? O non dormi mai? O glielo fanno sapere prima. L'uccellino. Il famoso uccellino. No, perché succede qualcosa, tutti i colleghi in diretta, c'è Luca. C'è Luca, ovunque c'è lui. No, volevo dire che in onore dei due meccanici, io in questa busta ci metto il libretto di circolazione. Cioè, è fatto apposta. È il disco orario. Bravo. Il disco orario. Spero che tu ti sia trovato assolutamente bene. Assolutamente sì, poi davvero tra tante eccellenze, Piero, Gennaro, Retta, è stato per me un grande onore essere qui e devo fare veramente i complimenti all'Accademia. Se ai miei tempi ci fosse stata un'Accademia così, perché insomma sono quelle eccellenze che servono in un territorio come il nostro. E quindi grazie per il lavoro che fate, perché è veramente straordinario. È un piacere, perché poi quando hai una componente umana, un valore così importante, sia artistico e soprattutto umano, diventa un grande piacere fare questo lavoro. Assolutamente sì. Ebbene, allora siamo arrivati in conclusione. Come dicevo, non è mai successo nella storia di Dreams di questo periodo di avere 2 secondi posti e di avere anche 2 primi posti. Bene, è così. Questa sera i nostri giudici si sono trovati molto coesi con i voti. Lo diciamo insieme? Lo diciamo, volevo farlo dire direttamente a te, perché insomma. Ma che piacere, detto è tutti. Giusto, è giusto. Questi, no? No, amore, questi. No. Questo era il televoto. Vai, se vuoi allunghiamo. Angela, vatti a mettere. E andare in lontano. Primi classificati con 28 voti, Beatrice Romilda. Complimenti anche a te Romilda, complimenti Bea. Dicevo, non si è mai verificato 2 primi e 2 secondi posti, ma ci sta, perché come ha detto Orietta, che ha riscontrato questo miglioramento su tutti i Dreams, vi faccio io l'applauso a voi perché siete meravigliosi. Bravo. Condividiamo anche
anche queste gioie, ragazze, perché noi dobbiamo anche dare altre notizie. Caro Luca, ci stiamo muovendo, ci sono già le prime date uscite del nostro live tour estivo di Dreams e quindi i nostri super talenti calcheranno i palchi delle piazze abruzzesi. Siamo orgogliosi di portarle nelle vostre case, quindi tutto questo fra pochissimo con la nuova stagione. Naturalmente prima ci sarà la super finalona, quindi insomma noi scaldiamo le voci, sì. Scaldiamo tutto perché andremo in piazza e porteremo il fascino e la bravura dei nostri super talenti d'Abruzzo. Quindi grazie al maestro Mazzocchetti. Grazie a te Federica Peluffo. Grazie ad Angela Di Donato. Vabbè, grazie. Ci viene da ridere, questi sono i pelucchetti, che pure a casa facciamo così. Non è che, ecco, non è che è solo qua, quello che siamo qui siamo a casa, identici e precisi. No, grazie molto Angela. Peggio, molto peggio. Grazie Angela per essere con noi. Ringrazio questo magnifico gruppo. Vieni Ambra, vieni anche tu per i saluti finali. E allora vi ricordo che Dreams continua, ci sono ancora tantissime puntate, salutiamo gli assenti e li rincontreremo nella prossima puntata, salutiamo anche il nostro Big Brother Antonio Di Giosafat, ci vediamo venerdì prossimo, ore 21, Rete 8, non mancate con Dreams Senior! Buonanotte, ciao, venerdì prossimo! Questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro al cuore a un ritmo veloce più forte.